In questo senso, appunto, troviamo fermamente tematizzata in Hegel sempre la preferenza, come dicevamo, per gli enti comunitari. Nei lineamenti di filosofia del diritto abbiamo, come sappiamo, nel momento dell'eticità, la famiglia, la società civile e lo Stato, come momenti di sempre maggiore concretezza e realizzazione dell'eticità. La famiglia è il momento in cui emerge già come l'uomo sia naturalmente comunitario, con buona pace dei contrattualisti vecchi e nuovi che pensano allo stato di natura come stato in cui l'individuo nasce isolato e poi crea una comunità. La famiglia è il momento che mostra come l'uomo nasce già in una comunità. Siamo già all'interno, già Aristotele lo diceva, di una comunità dell'origine. L'uomo è comunitario, non può pensarsi se non nella dimensione della comunità. L'unione naturale dei sessi volta alla procreazione è il momento fondamentale, dice Hegel, della vita familiare etica come istituzione che garantisce il riprodursi della specie umana. Quindi la famiglia costituisce il primo momento etico. La società civile è il secondo momento etico, quello che però appunto implica un innalzamento rispetto al sistema dei bisogni, che non a caso è il momento più basso della società civile. Sopra la società, sopra il sistema dei bisogni, che è quello appunto degli individui che perseguono individualmente il loro fine, vi sono poi le potenze etiche, dice, le radici delle potenze etiche, quelle forze statali che già tendono appunto alla realizzazione dello Stato e che garantiscono una vita comunitaria, dove per vita comunitaria Hegel pensa essenzialmente all'istruzione, allo stato sociale, all'assistenza, alla garanzia di quei diritti irrinunciabili per l'individuo e che l'individuo, se non fosse all'interno di una comunità, potrebbe perdere, come oggi accade, in nome della competitività sempre invocata dal sistema dei bisogni. Cioè troviamo realizzata nell'eticità l'idea della libertà nel senso del bene vivente, dice Hegel. E lo Stato, infine, lungi dall'essere uno Stato autoritario o totalitario, come spesso si dice, è per Hegel il luogo in cui si realizzano le potenzialità degli individui, in cui ogni individuo realizza se stesso all'interno della dimensione comunitaria, non sparisce in essa, ma si realizza pienamente come individuo nella relazione etica e comunitaria. Il tema dello Stato, proprio come quello della società civile etica e della famiglia, capite bene, sono tutti incompatibili con l'odierno ordine economico, che deve neutralizzare la famiglia, il mondo etico civile e lo Stato, sempre in nome dell'individuo, dei diritti civili a detrimento dei diritti sociali, della dimensione individuale contro quella comunitaria, rimuovendo esattamente quello che invece per Hegel era noto e che lo è per la dialettica, cioè il fatto che senza diritti sociali non esistono quelli civili, che senza realizzazione comunitaria non esiste realizzazione dell'individuo. Ma l'intelletto astratto appunto continua oggi a esercitare il suo dominio anche in questo. Hegel ci mostra infatti la necessità di ripartire dalla dimensione comunitaria. Hegel ci mostra esattamente che l'individualismo è una delle grandi patologie del nostro tempo.